L'oggetto a cui sto lavorando in residenza è Aganis, che sono le linfe del nostro territorio, delle nostre terre friulane. Ho deciso di raccontare questo progetto, di utilizzare questo tema, visto che il mio linguaggio, il mio background è la breakdance, è una danza molto attuale, diciamo, no? E questa estrema giovinezza di questo linguaggio mi permette di accedere alle leggende, a qualcosa di più antico, no? Senza rendere troppo vecchio, troppo pesante la cosa, quindi mi dà la possibilità di giocare col troppo giovane e con il troppo vecchio insieme, trovare un equilibrio giusto, no? Di narrazione, racconto e suggestione. È la prima volta che lavoro come solo coreografo. La sorte ha voluto che questa volta fossero proprio solo donne, quindi è stato sì, ok, ora è il momento di fare questo lavoro. Un'altra sfida è anche riuscire a passare un materiale puramente break o experimental a un corpo di danzatore, di danzatrice contemporaneo o accademico, quindi con altre movenze, altre abitudini e un'altra fisicità. Quindi quello che per noi ha un significato o viene visto in un modo, con loro si trasforma e prende proprio un'altra connotazione, quindi tante volte rimanevo spiazzato perché magari con noi sembrava una lotta, fatto da loro sembrava una cosa molto più delicata. Per me residenza significa riuscire a lavorare su un progetto, su un'idea, riuscire a creare un lavoro con tranquillità, senza un'eccessiva fretta, no? Un po' la residenza è questa, no? Vedere fino a dove riesci a spingerti e fino a dove la tua idea poi arriva in realtà. Ho visto lo spazio è meraviglioso, è una cosa incredibile, questo pavimento bianco, queste pareti bianche, veramente siamo veramente sospesi in un limbo. E sicuramente anche questo ci ha aiutato ad accelerare questa decisione su cosa avere e cosa non avere in scena. Quindi è stato veramente incredibile.